Bene, un cordiale saluto agli sportivi, in modo particolare agli appassionati di bocce, da Giorgio Macellari in diretta qui al Parco Pegaso di Trodica di Morrovalle, dove stanno per andare in scena le due semifinali del Trofeo del Papa in memoria di Luigi Bedini, gara nazionale di alto livello, categoria A, riservata alla specialità individuale. Nella prima semifinale, insomma, parterre de rois, perché sono di fronte due fra i migliori individualisti del panorama italiano, Luca Viscusi della società Caccialanza di Milano. Vedete che sta operando il suo primo accosto, e di fronte ha il campione del mondo Gianluca Formicone, atleta della VIP Credaro. A seguire l'altra semifinale, ancora parterre de rois, con Mirko Savoretti della Caccialanza, che avrà di fronte Michele Palazzetti di Sant'Angelo Montegrillo di Perugia. Dunque, davvero due semifinali certamente di alto livello, una gara che prometteva scintille e ha mantenuto, diciamo così, le promesse. Fra l'altro, vogliamo sottolineare con enorme piacere le due donne che arbitreranno queste semifinali e poi la finale. Avremo in campo adesso la Francesca Cannella e poi la Jenny Bartolacci, non nuova comunque a palcoscenici prestigiosi, in qualità di arbitro della sezione appunto di Macerata. Vediamo proprio alla misurazione Francesca Cannella, arbitro di partita, che alza in verticale la bacchetta per decretare che il punto appartiene a Luca Viscusi. Vedete le bocce più chiare, mentre quelle marroni scure sono di Gianluca Formicone. Va al tiro adesso al terzo punto, vediamo, colpisce il pezzo dichiarato, ma non riesce a far gioco perché la boccia del punto rimane sul posto. Dunque, due semifinali, dicevamo, di alto livello. Ricordiamo ancora una volta che la stella di Pegaso verrà assegnata al giocatore che, nelle tre manifestazioni svoltesi nel weekend, avrà ottenuto il punteggio migliore. Ricordiamo la vittoria nel trofeo 3S per Guerrino Frattari venerdì sera nella gara nazionale a Terna di Vigaso Villafranca con Gianluca Monaldi, Gaetano Miloro e Andrea Cappellacci, mentre nella gara coppie di ieri nel trofeo Miami, vittoria di Matteo Angrilli e di Boris Caccarino della Sant'Angelo di Montegrillo, con alcuni giocatori della Vigaso che si sono classificati sul podio. Avete visto prima la classifica della Stella di Pegaso che li vede appunto in vantaggio. Intanto copre bene Gianluca Formicone, la bella boccia di Luca Viscusi continua a detenere il punto. Formicone ha messo una buona guardia a una ventina di centimetri prima del pallino, ma senza colpo ferire. Luca Viscusi cerca comunque di inserire il secondo punto, la giocata molto bene, vedremo se avrà la forza sufficiente per entrare nello spazio piuttosto ristretto, non ci riesce e dunque si parte con il punteggio di 0 a 1 a favore di Luca Viscusi dopo questa prima tornata. Temperatura torrida qui al Parco Pegaso di Trodica di Morrovalle, con i giocatori insomma che sono impegnati da questa mattina. Ma certo anche all'interno dei bocciodromi certamente la temperatura era molto molto alta. Intanto giustamente Boris Cassarino è il nome della persona che ha vinto con Matteo Angrilli la gara nazionale a coppia. Chiediamo scusa per il lieve errore. Intanto buona impostazione da parte di Luca Viscusi con
C'è Luca Formicone che la gioca bene quanto direzione, ma è leggermente carente di forza. Vediamo, sta ad osservare Francesca Cannella, poi effettua la misurazione. Tra poco ci sarà la dichiarazione e capiremo a chi appartiene il punto. Bacchetta in orizzontale. Va al tiro Gianluca Formicone che prende, colpisce, muove un po' tutto. Attenzione, il pallino che se n'è andato appena dopo la linea dei 24 metri. Il punto, attenzione, che rimane a Luca Viscusi. Terza boccia per Gianluca Formicone, che gioca a sfruttare la pendenza vicino all'asse laterale sinistra. Gioca una buona boccia, comunque una cinquantina di centimetri dal pallino. Va al tiro Luca Viscusi. Sottomano per lui, colpisce, attenzione, muove il pallino e il punto rimane a Gianluca Formicone. Pallino a fondo tavola. Chiede di poter visionare da vicino la situazione. Luca Viscusi, ci sembra tutto attaccato alla tavola, dunque difficile sradicare quella boccia. Vedremo che cosa deciderà di fare Viscusi, se tirare alla boccia del punto o magari al secondo punto o qualche altra giocata. Attendiamo per capire quali siano le sue intenzioni. Dopo questo rimpallo che ha portato il pallino a fondo tavola. Tira la boccia del punto. Sbaglia, viene fatto ricostruire il gioco da Gianluca Formicone. Ancora al tiro Viscusi, questa volta la sbaglia dall'altra parte. Nel primo caso la pendenza gli ha portato la raffa verso il centro, nel secondo caso non l'ha fatta abbassare a sufficienza. Chiede informazioni Gianluca, campione del mondo, per vedere il da farsi, ma pensiamo che poi alla fine decida per un accosto. In effetti opta per cercare di inserire la boccia là in fondo. Ha giocato bene di direzione, ma ci sembra leggermente corta. In effetti è così. Si va sull'uno pari dopo le prime due tornate. Adesso vedremo l'impostazione di Gianluca Formicone che senza colpo ferire imposta il gioco come è solito fare nell'ultimo riquadro in mezzo alla corsia con la sua boccia che si sta avvicinando al pallino. Un'ottima impostazione da parte sua, boccia che va, crediamo, addirittura a bersaglio. Lo conferma Francesca Cannella. Al tiro sopramano Luca Viscusi, che però attenzione, colpisce il pallino. Ricordiamo la regola. C'è sempre il bersaglio quando due pezzi sono a una distanza inferiore ai 13 cm, ma occorre che il pezzo dichiarato si muova affinché la giocata sia valida. In questo caso Luca aveva colpito solo il pallino, dunque giocata nulla. E adesso si lamenta un po'. A suo parere la corsia ha fatto il cosiddetto scarto, ha visto scartare la sua boccia. E attenzione, doppio errore per lui. Situazione
Adesso difficile per il campione della Caccialanza, con Gianluca che detiene un punto appunto a bersaglio e con due bocce sole a disposizione per Viscusi, per cercare di mettere due buone guardie e sperare di non pagare a caro prezzo questi due errori compiuti nella raffata sopramano. Sul secondo tiro l'abbiamo visto proprio lamentarsi, in effetti anche noi abbiamo avuto l'impressione che ci sia stato uno scarto un po' strano da parte della corsia. La gioca corta Viscusi, c'è un po' di spazio, ma chiesto informazioni, il secondo punto di Viscusi è una settantina di centimetri, crediamo che tiri proprio quella boccia Gianluca, secondo punto per la fa pulita e adesso c'è ampio spazio per lui per inserire le altre due bocce, fare tre punti e portarsi in vantaggio. Vedremo se il campione del mondo riuscirà nel suo intento. Non dovrebbe avere particolari difficoltà. Vediamo questa sua boccia avvicinarsi di nuovo al pallino. Sono due i punti per Formicone. Che non si lascia sfuggire l'occasione e fa tre punti, si porta in vantaggio per 4-1. Quando siamo alla quarta tornata, in questa prima semifinale del Trofeo del Papa, gara nazionale di alto livello qui a Parco Pegaso di Trodica di Morrovalle. Pallino questa volta poco dopo la linea del volo opposta, però sulla parte destra della corsia gli scappa un po' lunga, questa volta scappa un po' lunga la boccia a Formicone, c'è ampio spazio per Viscusi per conquistare il punto. Si sta levando una leggera brezza, ma insomma all'interno del campo la temperatura è ancora molto molto alta. Gioca bene Viscusi di fianco al pallino e andrà al tiro. Il campione del mondo che però sbaglia sulla destra. Situazione capovolta rispetto alla tornata precedente, adesso ad aver sbagliato due bocce è Formicone che sta un po' riflettendo sul da farsi. Tira di nuovo la boccia, la fa pulita, copre il fondo e intanto leva un punto all'avversario. Di nuovo Viscusi in accosto, lui la gioca diversamente, taglia tutta la corsia. Questa volta è un po' corta, ma naturalmente conquista il punto. E crediamo che l'idea di Gianluca sia quella di conquistare il punto e magari cercare di nascondere la boccia là dietro per obbligare al volo Viscusi. Riesce a conquistare il punto, ma la boccia è ben fuori. Viscusi andrà al tiro per conquistare il punto. Sottomano per lui, ma ancora un errore per Luca Viscusi.
che adesso si decide per una bucciata di volo. Tira, colpisce e insomma sta provando qualche difficoltà nel tiro di raffa. Vi scusi, ha compiuto tre errori uno di seguito all'altro, e tant'è vero che alla fine si è deciso per una bocciata di volo per niente facile. Insomma, la boccia si trovava più o meno all'inizio dell'ultimo riquadro, insomma, sempre una bocciata impegnativa. Naturalmente alla portata del campione di erba, che adesso imposta il gioco, anche lui nell'ultimo riquadro, però pochi centimetri dopo la linea del volo opposta, sempre in mezzo alla corsia, con una prima boccia in impostazione che è buona a una 35-40 centimetri dal pallino, mentre il punteggio è di 4-2 a favore di Formicone, che intanto tira, colpisce, e vedremo il rilascio della tavola di fondo, chi premierà tra i due campioni. Francesca Cannella dice che il punto è rimasto a Luca Viscusi. Dunque tocca a Formicone andare in accosto. Gioca una buona boccia, anche lui davanti al pallino, una trentina di centimetri. E adesso di nuovo chiamato al tiro Luca, che si predispone per un sottomano. No, ancora un errore da parte di Viscusi, sicuramente poco centrato nel tiro di raffa, stranamente poco centrato. Si sta trovando male nel tiro di raffa. Luca Viscusi ha sbagliato già parecchio. Adesso gioca molto bene la sua boccia, ma non riesce a conquistare il punto. Si ferma proprio a pochi centimetri dalla boccia di Formicone. Adesso, prima di giocare l'ultima boccia, si disseta. Lo ricordiamo ancora una volta, le condizioni, insomma, sono difficili per i giocatori. Si gioca sotto il sole cocente, c'è una leggera brezza che però dà un pochettino di ristoro solo a chi sta osservando, mentre i giocatori, insomma, sono sicuramente impegnati. Ha giocato due buone bocce, Luca. Due buone guardie. Gianluca ha chiesto se dietro la sua boccia siano due punti. La gioca proprio decisa. Tocca la boccia del punto e potrebbe anche essere riuscito a inserire il secondo. Crediamo che Francesca Cannella abbia fatto segno che i punti sono due. Stavolta la gioca diversamente, a sfruttare un po' la pendenza della corsia. La fa sgrondare, si dice così, ma la boccia non è giocata male, ma sono solo due punti per Formicone, che però si porta in vantaggio per 6-2 in questa prima semifinale. Come diciamo spesso, siamo a metà del guado per il campione del mondo. Accorcia solo un pochettino il tiro, il pallino è più o meno sulla linea del volo opposta. Prima boccia in impostazione discreta, però va oltre il pallino.
circa 22-25 centimetri, con Luca che attraversa tutta la corsia dall'altra parte. Potrebbe essere leggermente corta, è comunque buona la sua boccia, non conquista il punto. Di nuovo il tiro Viscusi, che davvero è molto molto, è stato molto falloso questa prima metà della semifinale. Colpisce Viscusi. E Gianluca in accosto, non tira la boccia di Luca, va in accosto fondandosi e fidandosi di questo fondamentale, la gioca bene di direzione ma è un po' carente di forza, ma ancora vantaggio di boccia il campione del mondo. E infatti va al tiro sulla boccia del punto. Abbiamo visto il punteggio 6-2. Tanto smezza la boccia. Sono due i punti a terra per Gianluca Formicone. Con Viscusi che anche lui fa sgrondare la sua boccia, ma vediamo se arriverà. Sì, arriva proprio di giustezza, va a visionare da vicino il gioco Gianluca perché vuole capire se colpendo il secondo punto anche la boccia di Viscusi se ne andrà via. Chiede se siano corpo unico. Forse no. Vediamo che cosa dichiarerà Gianluca. Dichiara la boccia del punto. Tira, colpisce perfettamente, attenzione, vediamo, potrebbero essere due o addirittura tre punti, vediamo un po'. Attendiamo la dichiarazione di Francesca Cannella per comprendere se i punti, ecco, sono tre. Ringraziamo l'arbitro di partita e dunque si va sul punteggio di 9-2, frutto soprattutto della fallosità nel tiro di raffa di Luca Viscusi, davvero oggi molto molto impreciso, non sappiamo se sia il sole o qualche altro fattore, insomma, a determinare questa fallosità. Dobbiamo dire, raramente abbiamo visto Viscusi sbagliare così tanto, come dire, un tiro dietro l'altro, insomma, ci sono stati 5-6 errori da parte sua, davvero inusuale per il campione di erba, che adesso gioca di nuovo una boccia punto buona di direzione ma un po' troppo corta. È come se fosse un pochettino a disagio, sentendosi quasi mutilato in un suo fondamentale che normalmente, come dire, lo fortifica, che è il tiro di raffa sopra mano e sotto mano, e che oggi invece gli fa difetto. Adesso è anche un pochettino sfortunato, tocca la sua boccia, la boccia giocata in precedenza, e la seconda boccia di Luca non arriva. Per lui terza boccia e si decide per una giocata difficilissima, una bocciata di volo
alla boccia del punto di Gianluca Formicone, segnati 40 centimetri da parte di Francesca Cannella. Siamo, lo ricordiamo, nell'ultimo riquadro, bocciate di volo di Luca Viscusi, che colpisce perfettamente. Grande volo, grande bocciata da parte di Luca, che davvero finora è stato tradito dal fondamentale del tiro di Raffa, insomma, perché per il resto sia nel punto che nel volo si è confermato all'altezza del suo nome. Va al tiro sul primo punto Gianluca. Intanto rientrano le bocce di Viscusi a fondo tavola, ma Gianluca ha il vantaggio di boccia. Il punto di Viscusi è di una settantina di centimetri, dunque c'è un po' di spazio per il campione del mondo, che potrebbe riuscire a conquistare il punto. Attenzione, sì, arriva giusta giusta, la forza è perfetta e la boccia va vicinissima al pallino. Vedremo se si tratta di un bersaglio. Intanto Viscusi opta per un'altra bocciata di volo. Questa volta è storta la bocciata di Luca, che si è un po' disunito finora. Occasione per Formicone, che non si lascia sfuggire l'opportunità di andare sull'11-2. Pallino che veleggia sempre all'inizio dell'ultimo riquadro, poco dopo la linea del volo opposta. Un po' di comprensibile scoramento, l'abbiamo visto negli occhi di Luca Viscusi. Tanto Formicone gioca una buona boccia, un po' corta davanti al pallino, però in strada. Luca parte dall'asse laterale destra, non sappiamo se questa boccia scenderà a sufficienza. Forza perfetta, ma la boccia non è scesa a sufficienza per conquistare il punto. Questa ha migliori intenzioni, in effetti si piega verso il pallino e va a conquistare il punto con Formicone, che va al tiro di Raffa sulla boccia del punto. Tira Gianluca, la colpisce. Ricordiamo ancora una volta il punteggio 11-2 a favore di Formicone della VIP Credaro su Luca Viscusi della Caccialanza di Milano. Riconquista il punto Luca e va di nuovo al tiro Formicone. Colpisce di sfaccio. E alla fine Viscusi si decide di tirare per il pallino al volo, questo estremo tentativo di salvare la partita. Mancato davvero di poco, si è sentito un U dagli spettatori e
Termina la partita con abbiamo il primo finalista del trofeo del Papa e il campione del mondo Gianluca Formicone della VIP Credaro, che affronterà il vincente dell'altra semifinale che si svolgerà fra poco, quella tra Mirko Savoretti della Caccialanza e Michele Palazzetti di Sant'Angelo Montegrillo di Perugia. Dunque linea alla regia a fra poco per la seconda semifinale e poi per la finalissima del trofeo del Papa e per la consegna, l'attribuzione della stella di Pegaso da parte della società organizzatrice, la società boccistica Morrovallese presieduta da Luca Scocco. Linea alla regia. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Le bocce, uno sport vero, una pubblicazione che non può mancare nella biblioteca di chiunque ami la nostra disciplina, soprattutto il mondo della razza. Nel libro troverete considerazioni e riflessioni sulla psicologia e sulla filosofia delle bocce, l'importanza della tecnica e soprattutto le fotografie dei campioni, anche quelli indimenticabili degli anni passati. Uno sguardo all'universo rosa, curiosità, articoli, racconti e aneddoti del boccismo romantico di un tempo e del boccismo robotico di oggi. Le bocce, uno sport vero. Sì, perché le bocce sono uno sport vero. Parola
di Giorgio Macellari. Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Di nuovo collegati, amici appassionati di bocce, con il Parco Pegaso di Trodica di Morrovalle. Al microfono Giorgio Macellari a commentare la seconda semifinale del Trofeo del Papa in memoria di Luigi Bedini, nazionale di alto livello, categoria A, riservata alla specialità individuale. Seconda semifinale tra Mirko Savoretti, che vediamo inquadrato adesso in accosto, società Caccialanza di Milano, contro Michele Palazzetti di Sant'Angelo Montegrillo di Perugia. Ricordiamo che la prima semifinale è stata appannaggio di Gianluca Formicone, che ha avuto ragione, della VIP Credaro, che ha avuto ragione per 12-2 di Luca Viscusi, un Luca Viscusi che non si è ritrovato soprattutto nel tiro di raffa, sia sopramano che sottomano, e dunque ha compiuto diversi errori e non è così
riuscito a contrastare, nonostante qualche bellissimo numero nelle bocciate di volo, non è riuscito a contrastare lo strapotere tecnico del campione del mondo Gianluca Formiconi, che è dunque il primo finalista. Il secondo uscirà da questa partita. Come vedete, Palazzetti ha esordito con un primo costo corto, un secondo lungo, e con la terza boccia si è finalmente, e per fortuna per lui, corretto con la boccia che è andata a posizionarsi davanti al pallino a pochi centimetri con Mirko Savoretti, chiamato al tiro. Tiro sopramano per lui, colpisce subito, il pallino va a fondo tavola. Vediamo immediatamente il punto che è rimasto, sì, è rimasto a Palazzetti, anche un buon punto, una sessantina di centimetri. E vediamo Mirko che tira la boccia corta lungo l'asse laterale sinistra, si mette tutto per traverso cercando di far approdare le sue bocce là nell'angolo per conquistare il punto. Una manovra che gli riesce, stecca in verticale per l'arbitro di partita, che è Jenny Bartolacci. Dunque, dopo Francesca Cannella, un altro arbitro donna, Jenny Bartolacci, in questa semifinale del trofeo del Papa. Ricordiamo che non c'è solo in palio la vittoria di questa gara, ma al termine di questa, che è l'ultima gara del trittico organizzato qui a Morro Valle, sarà assegnata anche la stella di Pegaso al giocatore che meglio si sarà classificato nelle tre gare organizzate qui al Parco Pegaso di Trodiga di Morro Valle. Intanto il punto rimane a Mirko Savoretti, che adesso in accosto cercherà subito di incrementare la sua tabella. Vedremo se riuscirà a incastrare anche questa boccia là nell'angolo e a realizzare due punti. Direzione è buona, vediamo se la forza è sufficiente. Ci sembra di no, e infatti un solo punto per lui. E si riparte con la seconda tornata con il punteggio di 1-0 a favore di Mirko Savoretti su Michele Palazzetti della Sant'Angelo di Montegrillo di Perugia. Ricordiamo che ieri sera la gara a coppie è stata vinta da Matteo Angrilli e Boris Cassarino di Castelfidardo, mentre venerdì, molto tardi, eravamo oltre le 3 di notte, la gara nazionale a terna se l'è giudicata Vigasio Villafranca con Gianluca Monaldi, Gaetano Miloro e Andrea Cappellacci. Dunque Savoretti sta lottando non solo per entrare in finale, ma anche per classificarsi in buona posizione per la stella di Pegaso, dal momento che ha fatto la finale a terna con Luca Viscusi e Marco Luraghi. Intanto Palazzetti gioca una boccia molto molto corta, cerca di correggersi, la forza andava bene stavolta, ma la direzione no. È andato a incocciare proprio nella boccia corta di Mirko Savoretti, a quale rimane il punto. Terza boccia per Michele Palazzetti, che come nella tornata precedente
non riesce a conquistare il punto e questa volta neanche con la terza boccia. Attenzione perché ci è scoperto il pallino. E dunque vedremo se coprirà il fondo Palazzetti. Sì, in effetti è così. Va a coprire il fondo per evitare di perdere molti punti. E comunque lì un po' di spazio c'è. Vedremo come vorrà giocare Mirko Savoretti, che la gioca molto molto decisa. Vedremo se avrà la forza sufficiente per entrare. Sì, sono due i punti a terra per l'alfiere della Cacciolanza. Come sempre molto concentrato Mirko Savoretti. Vediamo se passa anche con questa boccia. Sì, sono tre i punti a suo favore. Jenny Bartolacci ha confermato che finora sono tre i punti a favore di Mirko Savoretti, che naturalmente l'ultima non la rischia più di tanto, e tre rimangono i punti a suo favore. Si va sul punteggio di 4-0 quando ha inizio la terza tornata, con Mirko che imposta il pallino nell'ultimo riquadro a un metro circa dalla linea dei 24 metri. Molta determinazione e concentrazione fino a questo momento per Savoretti. Non si è ancora ben ritrovato, soprattutto quanto a spinta invece Palazzetti. Non è proprio riuscito a trovare finora la forza. Vedremo se riuscirà a migliorare il suo rendimento nell'accosto. Intanto un'impostazione così e così con la prima boccia per Savoretti. La boccia va un po' lunga, una sessantina di centimetri, dunque lascia un po' di spazio a Palazzetti, non gli mette pressione più di tanto. Ma insomma, lo dicevamo prima, non è facile. La temperatura è davvero torrida qui al Parco Pegaso. C'è una leggera brezza che però accontenta solo gli appassionati che stanno ad osservare. I giocatori in campo sono davvero molto molto impegnati e anche un po' condizionati dalla estrema calura. Adesso va al tiro Mirko sulla boccia del punto, che ha bersaglio col pallino. Sopramano per lui, tira, la colpisce, la fa pulita. Dunque buon tiro per Mirko, che in ogni caso va a difendere, certo, un punto non irresistibile, ma era doveroso cercare di allontanare quella boccia troppo vicino al pallino. Intanto, come prevedevamo, insomma, comincia a correggersi Palazzetti, a ritrovare una certa continuità nell'accosto, e infatti riconquista il punto. Una boccia a 50-55 cm dal pallino, c'è un po' di spazio per Savoretti per cercare di inserire questa sua terza boccia che ha a disposizione, là in mezzo fra la boccia di Palazzetti e il pallino. Gioca dritta per dritta, sembra buona di direzione, vediamo se arriva oppure se si fermerà questa boccia. Siamo al limite, la nostra sensazione è che non abbia fatto il punto, ma naturalmente Jenny Bartolacci procede alla misurazione e conferma quella che è la nostra impressione, punto che rimane a Palazzetti. Il gioco dice che
occorrerà andare in accosto anche con l'ultima boccia. Un po' troppo pericoloso tirare con l'ultima boccia a disposizione, ci potrebbe essere un rimpallo sul pallino, mentre in accosto, toccando la propria boccia, Mirko potrebbe addirittura realizzare anche due punti. Tanto la gioca bene quanto direzione, ancora un pochettino corta, ma potrebbe passare. Crediamo abbia conquistato il punto stavolta, anche se le bocce sue sono a bersaglio. Lo conferma Gianni Bartolacci. Intanto vedremo se andrà col sottomano Palazzetti o col sopramano. Decide per un sopramano, tira, colpisce, fa pulita la boccia del punto, conquista il punto, è il suo primo punto in questa semifinale. Ricordiamo, il punteggio è di 4-0 per Savoretti, adesso virtualmente siamo sul 4-1 e Palazzetti ha l'ultima boccia a disposizione per effettuare un minimo di rimonta nei confronti della fiera della Caccialanza di Milano. Gioca di nuovo bene, si è fermato dietro la sua boccia, ma potrebbe essere riuscito a inserire anche il secondo punto. Adesso sentiremo che cosa dice Gianni Bartolacci. Un solo punto è la dichiarazione dell'arbitro di partita e dunque si va sul 4-1 a favore di Mirko Savoretti quando ha inizio la quarta tornata di questa semifinale. Il vincente si troverà di fronte il campione del mondo Gianluca Formicone e dovrà combattere con l'atleta della VIP Credaro per aggiudicarsi il trofeo del Papa in memoria di Luigi Bedini. Intanto per l'ennesima volta dobbiamo sottolineare, insomma, una buona cornice di pubblico che naturalmente ricerca la parte dove c'è un po' di ombra e un po' di brezza, mentre Palazzetti effettua una buona impostazione, va al tiro Mirko Savoretti. Sopramano per lui. Errore con la prima raffa. Colpita con la seconda boccia a disposizione. Dovrebbe aver realizzato il punto, perché insomma la boccia di Savoretti, che è quella più chiara, è esattamente dritta al pallino. È proprio in corrispondenza del pallino, mentre quella di Palazzetti, anche se un po' più rialzata, si trova dall'altra parte della corsia. È in una sorta di ipotenusa di questo triangolo rettangolo. Intanto di nuovo buona impostazione, una cinquantina di centimetri da parte di Palazzetti. Con Mirko costretto ad attraversare tutta la corsia da sinistra verso destra, gioca bene, ma non sappiamo se avrà la forza sufficiente. In effetti è così, non arriva la boccia di Mirko. Il punto rimane all'alfiere della Sant'Angelo Montegrillo. Il gioco però si è ristretto. Diamo questa boccia giocata sicuramente in maniera
più decisa ancora da parte di Mirko, che passa e vediamo se ha conquistato il punto. Va a visionare da vicino il gioco Palazzetti. Che ha due bocce a disposizione per cercare di volgere a suo favore questa tornata di gioco. Il punteggio in questo momento è di 4-1 a favore di Savoretti, che ha sbagliato un po' malamente il primo tiro, ma poi si è rifatto. Bocce del punto per Palazzetti, che colpisce, c'è un rimpallo nettamente favorevole al fiere della Sant'Angelo di Montegrillo di Perugia, che mette a terra due punti e adesso ha la possibilità con l'ultima boccia di inserire il terzo punto e di portarsi in parità. Attenzione, perché è molto corta la sua boccia, ma insomma sono solo due. Attenzione, perché sì, pensiamo non sia riuscito a inserire il terzo punto. Chiediamo conferma a Jenny. Ah, sono tre i punti? Ah, ok, sì, solo due punti, dunque ha perso una buona occasione, insomma, sul largo, diciamo così. non è riuscito a mantenere la concentrazione, ha perso un punto che vedremo alla fine della partita se risulterà pesante oppure no, perché insomma quando si perdono queste occasioni poi è sempre ci si ricorda sempre poi alla fine, sia in caso positivo che negativo. Intanto imposta il gioco poco dopo la linea del volo opposta, la prima boccia discreta fianco al pallino a una cinquantina di centimetri. Il tabellino indica il punteggio di 4-3 a favore di Mirko Savoretti. E ricordiamo anche che stiamo osservando questa seconda semifinale sul campo, sulla corsia numero 2, mentre la finale la si giocherà sulla corsia 1, in modo da non dare alcun tipo di vantaggio ai giocatori. Tanto il punto è conquistato da parte di Mirko, fa subito il punto. E Palazzetti ci riprova in accosto. Attenzione, vediamo se questa boccia cadrà troppo, è anche corta, dunque non riesce a conquistare il punto, si nasconde anche con questa boccia, la boccia del punto. Ma attenzione, perché Palazzetti ha dichiarato di voler tirare al volo alla boccia del punto. Volo di Michele Palazzetti, attenzione. Attenzione, perché sì, c'erano due pezzi, ma crediamo che la battuta sia avvenuta prima dei 40 centimetri e dunque bocciata nulla salvo regola. Naturalmente Mirko fa ricostruire il gioco. In questo momento all'ultima boccia in mano Michele Palazzetti, punto a terra per Mirko e tre bocce a disposizione, dunque sulla carta tornata favorevole per il rappresentante di Caccialanza. Vediamo una scelta che
che reputiamo anche abbastanza discutibile, di palazzetti, di coprire il fondo, perché lì c'è insomma anche abbastanza largo e noi pensiamo che Mirko potrebbe anche realizzare qualche punto lì. Dunque forse valeva la pena cercare di stringere, magari giocare una boccia, cercare di coprire il pallino. Però naturalmente questo è il nostro parere, da fuori sotto l'ombrellone è molto facile dare questi pareri. Quando invece si è in campo risulta un po' più difficile. Sono due i punti per Savoretti. Che cerca di mantenere la concentrazione perché deve giocare, ecco lo vedete, è in mezzo alla corsia, deve alzare un pochettino la sua boccia, sfruttare un po' la pendenza del campo, ecco vedete che la boccia adesso ritorna verso il pallino, è solo questione di forza, attenzione, è un pochettino corta, potrebbe non esserci, in effetti sono solo due i punti per Mirko, che però ha la possibilità di venire ancora in accosto, di toccare la sua boccia, farle fare anche solo pochi centimetri e dunque realizzare il terzo punto. Sembra l'abbia giocata ancora bene di direzione, questa è un po' più decisa, potrebbe toccare proprio quella boccia giocata in precedenza e dovrebbero essere tre punti. Tre punti per Savoretti, sì, lo conferma anche l'avversario, dunque si va sul 7-3 a favore di Mirko Savoretti nei confronti di Michele Palazzetti. Un'altra curiosità, dobbiamo dirlo, in questo trittico è stata data dal fatto che proprio su questa corsia numero 2 nella prima sera Mirko Savoretti ha giocato la sua finale interna, che poi ha perso con Vigasio Villafranca. La sera successiva, nella gara coppie, quella riservata alle categorie B e C, in finale c'era anche il fratello Moreno, che ha perso la finale dai due rappresentanti della Fortitudo di Roma, e adesso in semifinale di nuovo Mirko Savoretti qui sulla corsia 2. Intanto sembrano suonare a festa le campane della chiesa qui vicino al Parco Pegaso. Forse a sancire la gioia degli organizzatori per il buon andamento delle manifestazioni. Intanto Mirko ha giocato una boccia un pochettino lunga in impostazione. Palazzetti a sua volta è stato leggermente corto, ma potrebbe aver realizzato il punto. In effetti è così. C'è un pochettino di spazio e Savoretti decide di andare in accosto. Ad attraversare un po' la corsia, giocandola un pochettino in alto per cercare di entrare là in mezzo, ma la boccia è al limite, si ferma poco prima della boccia del punto. A questo punto è un bivio, Mirko potrebbe tirare la boccia con qualche piccolo rischio oppure andare in accosto a cercare di toccare ancora la propria boccia. Gioca in modo
conservativo Mirko, e l'ha giocata ancora bene di direzione, non sappiamo però se abbia la forza sufficiente. Se ne rammarica un po', è stato ancora corto. Jenny Bartolacci osserva le due bocce, decide di effettuare la misurazione e fra poco sapremo a chi appartenga il punto. Brutte notizie per Mirko, stecca in orizzontale, dunque punto che rimane a Palazzetti. Ultima boccia a disposizione per Mirko, che questa volta gioca dall'altra parte, ha giocata bene e forse potrebbe essere riuscito a conquistare il punto, vediamo. In ogni caso l'ha giocata con intelligenza a coprire l'altra zona del campo. E conquista il punto. Michele Palazzetti al tiro, colpisce, c'è anche un rimpallo sulla boccia lunga di Savoretti. Ecco, vedete, c'è un bersaglio di Mirko, ma naturalmente sarebbe troppo pericoloso, ci sarebbe la possibilità di un rimpallo sul pallino, dunque Palazzetti decide di andare in accosto, inserisce questa terza boccia, dunque a due punti a terra Michele. Virtualmente ci troviamo sul 7-5. E vedremo se riuscirà a inserire anche questa. Attenzione, perché questa l'ha spinta forse un po' troppo dall'altra parte. Attenzione, diciamo che non ha avuto la forza per fare un patatrac. E dunque due soli punti per Michele Palazzetti. Andiamo sul 7-5 a favore della Fiera della Caccialanza di Milano in questa seconda semifinale. Ricordiamo, al termine di questa partita ci sarà la finale, l'altro finalista è già stato stabilito, è Gianluca Formicone, il campione del mondo, l'alfiere della VIP Credaro, che ha sconfitto Luca Viscusi abbastanza facilmente per 12-2 e sta attendendo il vincitore di questo scontro tra Savoretti e Palazzetti qui al Parco Pegaso di Trodica di Morrovalle. Con Palazzetti che imposta il gioco, il pallino nell'ultimo riquadro al centro della corsia, va all'impostazione ed è una buona impostazione questa volta, ottima, davanti al pallino da manuale a una trentina di centimetri, costretto al tiro Mirko Savoretti, che va col sopramano. Attenzione, errore per lui. Eh sì, dice 28 centimetri, avevamo detto una trentina di centimetri la boccia di Palazzetti. Costretto ancora al tiro Mirko Savoretti, anche per lui qualche difficoltà nel tiro di raffa. Vediamo, si è corretto con la posizione dei piedi, adesso colpisce perfettamente. Vedremo che cosa... dirà il rilascio delle tavole di fondo. Terza boccia per Savoretti, perché il punto è rimasto a Palazzetti.
Non c'è stato bisogno di misurazione, adesso fra l'altro abbiamo visto in dotazione agli arbitri anche un aggeggio elettronico, non più la fettuccia, ma ormai siamo anche qui alla tecnologia, non c'è bisogno di tirare la bindella, la corda metrica come si chiama, ma si fa con la tecnologia, si punta il laser e si ha la visualizzazione della distanza delle bocce dal pallino. Dunque tecnologia che è entrata anche così nelle bocce, così come in alcune situazioni per manifestazioni di altissimo livello è stato introdotto anche il VAR per il superamento della linea. Sì, mi dice il responsabile che qui a Morrovalle, insomma qui a Macerata, già da parecchio tempo è in uso questa strumentazione. D'altra parte bisogna dire, lo dico da lombardo, che le Marche sono sempre state avanti, insomma, per tanti motivi. Adesso, al di là delle battute, davvero ho avuto modo di apprezzare, adesso veramente sto parlando in modo molto molto serio, l'organizzazione, e non è stata una sorpresa, e ho avuto modo di apprezzare naturalmente anche l'ospitalità e anche il fatto che c'è grande sensibilità nei confronti dei giovani, delle scuole bocce, per cui ci sono molti volontari che si dedicano a questo aspetto qui, un po' in tutto il centro Italia, così, un po' meno nel nord del paese. E adesso c'è stato un tiro di Palazzetti, attenzione perché il punto è rimasto a Savoretti, ultima boccia per Michele, costretto a tirare da tavola a tavola per conquistare il punto. No, errore da parte sua, dunque raccoglie ancora Mirko Savoretti, si va sull'8-5. Adesso però, dopo aver magnificato le doti organizzative, l'attenzione nei confronti dei giovani della regione Marche, anche poi dell'Umbria, insomma di altre, dell'Abruzzo, dobbiamo dire che insomma negli ultimi tempi anche la Lombardia sta cercando di operare notevoli sforzi in questa direzione. D'altronde, come abbiamo detto, lo ripetiamo, il futuro delle bocce è legato in modo indissolubile alla crescita dei giovani. Non ci sono alternative. Se vogliamo dare sviluppo a questo nostro sport, dobbiamo coltivare le giovani generazioni. Ritorniamo in cronaca con Savoretti che conduce 8-5, ha impostato il pallino un po' più corto sulla parte sinistra della corsia, ha giocato una boccia piuttosto corta, anche laterale. Palazzetti ne approfitta, conquista il punto, costringe al tiro Mirko Savoretti. Sopramano per lui, la colpisce appena appena, ma in modo sufficiente per conquistare il punto. Di nuovo in accosto Palazzetti, che, come dire, non se l'è sentita di attaccare. Naturalmente possiamo anche comprendere, il punto di Mirko non è granché, dunque giustamente ha deciso di operare di nuovo un accosto, ha riconquistato il punto e adesso Mirko cercherà a sua volta di incastrare la propria boccia là in mezzo. Vedete l'estrema concentrazione dell'alfiere della Caccialanza di Milano,
giocatore di Recanati, giocato veramente molto molto bene di direzione, è un po' lunga la boccia, tocca il pallino, attenzione, c'è un vantaggio perché la boccia di Mirko ha compiuto più di 50 centimetri e dunque c'è la possibilità di ricostruire il gioco da parte di Palazzetti. Naturalmente Palazzetti ne approfitta e il punto rimane al giocatore di Sant'Angelo Montegrillo. Sull'8-5 va in accosto di nuovo Mirko, gioca verso la boccia di Palazzetti ma non riesce a conquistare il punto, gioca una discreta boccia ma il punto rimane a Sant'Angelo Montegrillo e Michele ha in mano due bocce. E vedremo se avrà la forza, la bravura per inserire altri punti là in mezzo. Gioca bene di direzione, vediamo la forza, la spinge da lontano con il corpo, ma sì, ha chiesto un po' di informazioni, Palazzetti gli ha date anche lo stesso Mirko, gli fa segno, guarda che manca veramente poco. Si sposta con i piedi Palazzetti e crediamo che la sua intenzione sia quella di andare ad appoggiarsi sulla boccia di Mirko. In effetti potrebbe riuscire, attenzione, perché potrebbe aver conquistato tre punti. Eh sì, bravo Palazzetti, ha fatto quello che aveva in mente, si è spostato coi piedi e ha giocato un'ottima boccia, davvero non è stata fortuna ma è stato voluto questo appoggio. Si va sull'8 pari in questa semifinale veramente molto equilibrata che va un po' a stratti con qualche giocata favorevole all'uno e poi all'altro e in effetti ci troviamo sull'8 pari. Pallino nell'ultimo riquadro, circa 60-70 centimetri dopo la linea del volo opposta, con Palazzetti in accosto, buona la direzione, un pochettino lunga ma molto buona, si ferma a 22-23 centimetri dal pallino. E Mirko, anche lui con qualche difficoltà nel tiro di raffa. Curiosamente i due rappresentanti della Caccialanza hanno avuto, come dire, un pochettino di difficoltà in un fondamentale che di solito, come dire, li premia e li avvantaggio. Intanto Mirko gioca una boccia assolutamente perfetta, va proprio a conquistare il punto. Eh sì, va a 14-15 centimetri dal pallino, va ad incastrarsi lì in mezzo e bersaglio con la secondo punto e non con il pallino. Non abbiamo capito la dichiarazione di Palazzetti, adesso vedremo. Attenzione, sbaglia comunque il tiro. Palazzetti ha alzato la parabola, ma abbiamo notato in questi tre giorni che comunque il fondo è abbastanza duro e non consente tanto le raffate di salto.
Sì, però insomma non è facile. Ha giocato ancora bene Palazzetti, attenzione, perché potrebbe anche riuscire a conquistare il punto. Si sta alzando l'asticella del livello, davvero una ottima boccia da parte di Palazzetti, che va a conquistare il punto a bersaglio. Con Mirko, ovviamente costretto al tiro, boccia a bersaglio col pallino, vedremo se e come la colpirà. Opta per il sottomano, perfetta, mezza, la fa pulita e riconquista il punto. E vedremo adesso se il rappresentante di Sant'Angelo Montegrillo riuscirà di nuovo a incastrarla lì in mezzo. Insomma, non è facilissimo. Il punto di Savoretti è veramente molto molto stretto, come è stretto anche il secondo punto. Ha giocato ancora bene, attenzione, potrebbe scendere, potrebbe rifare il punto, è più o meno dove era prima. Alza la bacchetta in verticale Jenny Bartolacci, chiede di poter visionare da vicino il gioco. Mirko Savoretti viene a vedere, attenzione, perché in fondo c'è, è rientrata la boccia di Palazzetti. Ci potrebbe anche essere una giocata sul pallino da parte di Mirko. Insomma, una giocata di difficile. Interpretazione. Credo abbia dichiarato la boccia del punto. Possibilità di qualche rimpallo, favorevole o sfavorevole, vediamo. Tira, colpisce. Ed è stato un rimpallo, diciamo, sfavorevole per lui. Si sono allargate tutte le bocce, ha la possibilità, insomma, di fare comunque un punto Mirko Savoretti. Crediamo che non abbia grandi alternative se non venire in accosto. Ma sì, non ci sono alternative. Vieni in accosto. Mirko. Che non ha difficoltà a conquistare il punto. Si va sul punteggio di 9 a 8 a suo favore in questa semifinale. Ricordiamo, il vincitore si troverà di fronte nella finalissima Gianluca Formicone, che nell'altra partita ha sconfitto Luca Viscusi per 12 a 2. E per la verità abbiamo notato delle difficoltà non solo da parte di Luca nel tiro di Rafa, ma anche da parte di Mirko. E abbiamo visto nell'altra semifinale Luca lamentarsi un pochettino anche per il fondo del campo. Il sole ha influito sicuramente sul terreno di gioco, ha procurato e sta procurando un po' di difficoltà naturalmente a tutti i giocatori, ci mancherebbe. Intanto pallino impostato da Mirko un po' prima dell'ultimo riquadro, gioca una buona boccia di impostazione, leggermente lunga, però una trentina di centimetri è comunque una buona boccia. Nell'ultima tornata sembra avere registrato una buona forza Palazzetti, la gioca bene anche adesso, vediamo se conquisterà il punto, si fermerà prima. E in ogni caso una buona boccia. Va alla misurazione l'arbitro di partita Jenny Bartolacci. Sensazione che si è fatto, ma magari ci sbagliamo dalla nostra posizione. Sì. Il punto
punto è fatto. Sottomano per Mirko, che adesso sembra aver ritrovato un buon feeling con il terreno di gioco, con il suo tiro sottomano, realizza due punti. A difendere una boccia, sì, che è oltre il pallino, ma che comunque non è affatto male. Gioca ancora bene Palazzetti. Attenzione. Si ferma e riconquista il punto. Sottomano per Mirko, che la fa pulita di nuovo, ancora un grande tiro di Mirko Savoretti, sono tre punti a terra per lui, ma il vantaggio di bocce per Palazzetti, che va di nuovo in accosto. Gioca ancora lì, noi abbiamo avuto la sensazione che fosse corta, ma magari ci sbagliamo. No, non ci sbagliamo, ancora abbiamo una certa, come dire, predisposizione all'osservazione della forza, e il punto rimane a Mirko Savoretti. Con Palazzetti che adesso la gioca in modo molto molto diverso, a sfruttare la pendenza dell'asse laterale destra, cercare di incastrare in mezzo la sua boccia. È passato proprio in mezzo fra la boccia di Savoretti e il pallino, c'è da dire però che la forza era davvero eccessiva. E dunque, attenzione. Per terra c'è virtualmente il 10-8 a favore di Mirko. Questa non arriva. E quindi si va appunto sul 10-8 per Mirko Savoretti. Ha perso l'opportunità di portarsi a un punto dalla finalissima, però insomma non era facilissimo, è mancato un giro, un paio di giri alla boccia di Mirko. Che di nuovo imposta il pallino fra la linea d'acchito e la linea del volo opposta, più o meno in mezzo alla corsia. Leggermente sfalcato il pallino verso l'asse laterale destra, con Mirko sempre molto molto concentrato. Adesso ci sono anche un po' di ombre che da una parte aiutano un po' i giocatori, dall'altra però costituiscono anch'esse un'ulteriore difficoltà per l'individuazione delle distanze. Buona l'impostazione di Mirko, va al tiro Palazzetti, stavolta sottomano per lui, la pizzica soltanto, la prende un quarto, la boccia di Mirko si ferma ancora prima della linea dei 24 metri, punto che rimane all'alfiere della Caccialanza. Con Palazzetti in accosto, ricordiamo ancora una volta il punteggio 10-8 a favore di Mirko Savoretti.
Boccia di una sessantina di centimetri. Molto importante questo accosto, perché se dovesse incastrare la boccia lì in mezzo, Mirko con la boccia di vantaggio avrebbe buone opportunità per realizzare una tornata positiva. La gioca molto molto bene, attenzione però, perché va quasi a tocco con il pallino. È vero che è tutto spostato, guarda verso l'asse laterale sinistra, ma se dovesse colpire in pieno quel pallino lì andrebbe in fondo. Attenzione, la fa pulita Palazzetti, la fa pulita, ed è comunque una buona notizia per Savoretti. Fosse andato in fondo il pallino, insomma, ci potrebbero essere stati dei guai per lui. Vediamo quale sarà la decisione di Mirko. Potrebbe andare di nuovo in accosto, cercare di conquistare il punto e mettere così in grande difficoltà il suo avversario. Vedremo se gli riuscirà l'operazione che ha fatto con la sua seconda boccia, cioè quella di andare vicinissimo al pallino e di conquistare il punto. 10-8 per lui. Attenzione, boccia giocata bene, leggermente lunga, ma si dovrebbe fermare, si fa il punto. E adesso bisogna vedere se Palazzetti avrà la bravura di incastrare la sua boccia lì in mezzo, oppure lascerà a Mirko la possibilità di realizzare partita. Attenzione, a costo molto importante, ci sembra lunga la boccia di Palazzetti, però potrebbe anche appoggiarsi, e in effetti è così. Si appoggia e conquista il punto. Chiede punto di 35 centimetri. A Mirko non resta nient'altro da fare se non andare in accosto e, se vogliamo proprio sottilizzare, potrebbe, ripercorrendo la strada di Palazzetti, anche cercare di appoggiarsi nella boccia di Palazzetti e, perché no, realizzare due punti o spostare il pallino. Attenzione, attenzione, è buona la boccia di Mirko che si ferma, sì, conquista il punto e va sull'11-8. 11-8 per Mirko Savoretti. Impostazione di Mirko ancora una volta all'inizio dell'ultimo riquadro. Adesso vedremo quale sarà la sua impostazione, la sua prima boccia in accosto. Sta spingendo un po' con il corpo Mirko, ma ci sembra buona questa sua boccia. Si sposta un po' laterale, stiamo parlando di un punto di una trentina di centimetri. Parte con il sottomano, attenzione, c'è un rimpallo. Questa volta il pallino si sposta sulla sinistra, a fondo tavola, lo vediamo grazie alla nostra regia, la regia di Aveglia HD, capitanata da Pablo Tarocco.
punto che è rimasto a Mirko, tira il secondo punto. Palazzetti, c'è un ulteriore rimpallo sulla boccia di Savoretti, il punto rimane all'alfiere della Caccialanza, ancora due bocce a disposizione di Palazzetti che andrà con ogni probabilità sulla boccia del punto. Sì, tiro non troppo lento, tira, la colpisce, ulteriore rimpallo, conquista il punto Palazzetti, ma Mirko ha a disposizione tre bocce, ricordiamo 11 a 8 in suo favore. Occasionissima per Mirko, che cercherà non solo di fare il punto ma magari di coprire il pallino, crediamo che non ci sia riuscito, dovrebbe aver conquistato il punto. Adesso vediamo, Gianni Bartolacci alla misurazione. Sì, il punto dovrebbe essere preso, vediamo, sì, bacchetta in verticale. Ultima boccia in mano per Palazzetti, 11 a 8 per Mirko Savoretti. Va naturalmente sul pallino Michele Palazzetti. Tira, lo colpisce. Attenzione, conquista il punto. Complimenti davvero a Palazzetti, ha colpito un pallino comunque. Boccia del punto per Mirko che sbaglia, attenzione, e ci conferma ancora anche Luca Viscusi qui al nostro fianco, sta osservando la partita, dice non è per niente facile, il campo non è così sincero per i tiri di Raffa. Ancora la boccia del punto e questa volta errore dall'altra parte e dunque non termina la partita, si è salvato con il pallino Michele Palazzetti, si va sull'11 a 9 sempre per Mirko Savoretti, ma la partita non si è chiusa. Palazzetti opta per un'impostazione nell'ultimo riquadro ed ecco il suo accosto. Ottima la boccia di impostazione da parte di Michele Palazzetti, boccia di fianco al pallino. Poco meno di 30 centimetri. E noi pensiamo che in una situazione, diciamo così, normale, con meno difficoltà nel tiro, Mirko avrebbe probabilmente tirato sull'11 a 9 quella boccia. Adesso è un po' frenato anche lui da queste difficoltà.
Tanto tira una boccia in accosto, buona di direzione, ma un po' troppo corta. E adesso attenzione. Perché adesso in difficoltà è Mirko Savoretti, costretto ancora in accosto. Dovrà giocare una buonissima boccia a passare in alto la propria boccia corta e cercare di inserirsi là in mezzo fra la boccia di Palazzetti e il pallino. Direzione ci sembra buona. Si dovrebbe fermare, dovrebbe scendere giusta giusta per conquistare il punto. Punto è fatto. Va al tiro immediatamente Michele Palazzetti. Che tira, colpisce. Dunque situazione più o meno invariata. Vedremo se andrà di nuovo all'accosto Mirko. Chiesto informazioni Mirko sulla posizione della boccia del punto di Palazzetti e poi alla fine si decide per il tiro. Certo, dovesse colpirla, propende per il sottomano. Attenzione, errore ancora per Mirko. Adesso situazione difficile per lui, deve giocare una buona boccia in accosto, cercare di andare a coprire questo buco per realizzare il punto se possibile, o comunque per chiudere la giocata al suo avversario che conta 9 punti in tabella. Attenzione al punto terra, ultima boccia per Savoretti e 2 bocce a disposizione per Michele Palazzetti in questo finale thrilling di questa semifinale. Nella tornata precedente, lo ricordiamo, Palazzetti si è salvato con un tiro al pallino quasi a fondo tavola. E intanto gioca una buona boccia, vediamo se avrà conquistato il punto. Sì, dunque virtualmente al 12° punto a terra Mirko Savoretti. E le opzioni per Palazzetti sono quelle di andare magari a tirare al terzo punto e poi alla boccia del punto, che crediamo non veda molto bene. Tanto Mirko si dispera un pochettino per l'errore nel tiro. Crediamo abbia dichiarato il terzo punto. Sottomano per lui. C'è un rimpallo, attenzione, comunque fa il punto Palazzetti. Dunque attenzione, Palazzetti fa il punto, ha la possibilità in accosto di andare sull'11 pari, oppure potrebbe tirare il pallino, colpendolo potrebbe far partita, ma anche dare partita al suo avversario. Le bocce a fondo tavola quanto staccano? Attenzione, ha chiesto un po' di informazioni. Alla fine si decide per il tiro al pallino Michele Palazzetti. Se dovesse andare sulla sinistra il pallino potrebbe addirittura fare partita lui. Attenzione, lo sbaglia, dunque un punto solo per lui, si va sul 10-11, veramente una semifinale
tiratissima, e a questo punto lasceremo giocare in accosto Palazzetti e poi faremo una riflessione su questa partita. Perché da ex giocatori ci viene in mente che ha lasciato per strada proprio quel punto di due metri e mezzo nella seconda o nella terza tornata, ed ecco che in questo caso avrebbe potuto realizzare partita andando in accosto. Intanto pallino nell'ultimo riquadro, discreta impostazione di Palazzetti con una boccia che va un po' oltre il pallino, ma comunque una buona boccia, sembra meglio la boccia di Savoretti. Ricordiamo ancora il punteggio, 11 Savoretti, 10 Palazzetti, teniamo di sapere se si tratti di un bersaglio oppure no. Jenny Bartolacci dichiara punto preso e boccia sola. Punto di Palazzetti è un buon punto. Tira sul pallino, colpisce, pallino va sulla sinistra della corsia che lo vedete là nell'angolo, conquista il punto, ma si tratta di un punto piuttosto largo. Savoretti per ora ha il vantaggio di boccia, vedremo come accosterà. Gioca ad attraversare la corsia, Mirko. È un pochettino corta, ma naturalmente non poteva rischiare di andare alla tavola di fondo. Intanto comunque realizza il punto, è 70 centimetri. Tira al secondo punto Palazzetti, che questa volta sbaglia, attenzione, ultima boccia per lui. Savoretti a terra il dodicesimo punto. Ci sta pensando la Fiera di Sant'Angelo Montegrillo, poi decide di andare ancora una volta sul secondo punto. Tira, colpisce, attenzione, e riconquista il punto. Savoretti ha due bocce a disposizione. Questa volta chissà se sfruttando la pendenza della corsia non riesca a portar via quella boccia del punto. Tiro lento di Savoretti a sfruttare la pendenza, ci sembra bella, ottimo tiro di Savoretti che conclude in bellezza questa partita così equilibrata, una partita alla quale ha dato lustro anche Palazzetti con alcune buone giocate, una partita che alla fine però ha decretato la vittoria per Mirko Savoretti, che incontrerà in finale Gianluca Formicone. E tra l'altro dobbiamo sottolineare il fatto che Savoretti è ovviamente in corsa per la Stella di Pegaso, avendo già ottenuto un secondo posto. Adesso vedremo che cosa otterrà con questa finale, vedremo che cosa succederà, vedremo come saranno i conteggi alla fine del trittico.
Linea alla regia per qualche spot pubblicitario e poi vi aspettiamo numerosi amici a seguire insieme con noi la finale del Trofeo del Papa qui dal Parco Pegaso di Trodica di Morrovalle tra Gianluca Formicone e della VIP Credaro e Mirko Savoretti della società Caccialanza di Milano. Fra poco. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Le bocce, uno sport vero, una pubblicazione che non può mancare nella biblioteca di chiunque ami la nostra disciplina, soprattutto il mondo della raffa. Nel libro troverete considerazioni e riflessioni sulla psicologia e sulla filosofia delle bocce, l'importanza della tecnica e soprattutto le fotografie dei campioni, anche quelli indimenticabili degli anni passati. Uno sguardo all'universo rosa, curiosità, articoli, racconti e aneddoti del boccismo romantico di un tempo e del boccismo robotico di oggi. Le bocce, uno sport vero. Sì, perché le bocce sono uno sport vero. Parole di Giorgio Macellari.
Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Bene, di nuovo un cordiale saluto agli ascoltatori, agli sportivi, agli amici appassionati di bocce, di nuovo collegati qui al Parco Pegaso di Trodiga di Monrovalle. Sta per avere inizio la finale, la finalissima del Trofeo del Papa in memoria di Luigi Bedini, nazionale di alto livello, categoria A, specialità individuale. La gara che conclude il bellissimo trittico organizzato dalla società bocistica Monrovalle, presieduta da Luca Scocco, qui insieme con noi al commento Giorgio Macellari e appunto Luca Scocco. Intanto possiamo già, prima di che inizi la partita di finale tra Mirko Savoretti e Gianluca Formicone, possiamo dire già che il vincitore della Stella di Pegaso, cioè del giocatore che meglio si è classificato nelle tre gare, è Miloro Gaetano della Villa Franca Vigasio. Sì, allora della Vigasio Villa Franca, dunque Gaetano Miloro, e diciamo anche il perché. Credo che Mirko Savoretti, se si dovesse aggiudicare la finalissima, andrebbe forse a pari punti con lui, sì. Ma
da regolamento il premio, la stella di Pegaso, viene data al giocatore più giovane, in questo caso dunque a Miloro. Per cui questa finale ha valore comunque per Mirko Savoretti, per vedere quale sarà la sua classifica. Mirko addirittura, se perde, va fuori dal podio. Ah, addirittura. O è quarto o è secondo. Addirittura, dunque, quindi... Faccio anche un mea culpa, perché sicuramente avevamo pensato al discorso parità e abbiamo fatto bene, però penso che se non avevamo previsto il discorso età e tiravamo fuori dei calcetti di rigore tra Miloro e Savoretti, se dovesse vincere Savoretti non era male come... Sì, è vero, è vero. Però... Allora, intanto ha avuto inizio la finale tra Gianluca Formicone e Vip Credaro, campione del mondo, e Mirko Savoretti, caccialanza a Milano, campione italiano con la squadra che ha vinto lo scudetto poche settimane or sono a San Giovanni in Persiceto. Intanto conquista il punto Mirko, ma prima di entrare direttamente in cronaca, io vorrei che tu, Luca Scocco, presidente di Bocciofila Morrovalle, come dire, sottolineassi l'importanza anche della scelta degli arbitri di oggi, Gianni Bartolacci, adesso Francesca Cannella, qui ad arbitrare la finalissima. Ho parlato prima dell'estrema attenzione delle regioni del centro Italia nei confronti dei giovani, ma anche nei confronti dei giovani quanto a classe arbitrale, dunque. Sì, è un mondo da ringiovanire a 360 gradi e io sinceramente condivido appieno la politica di puntare sui giovani, sia a livello di gioco che a livello arbitrale, spero anche a livello dirigenziale, sinceramente, facendo parte della categoria, perché gioco per passione, ma facendo il dirigente le novità secondo me devono venire dai giovani, ecco. Ecco, abbiamo visto inquadrata di profilo Francesca Cannella, fra l'altro ottima giocatrice, no? Anche sì, lei nelle categorie juniores. Intanto Mirko non è riuscito a riconquistare il punto con la sua seconda boccia, ci riprova con la terza a sua disposizione, vediamo, al limite potrebbe essere arrivata. Sì, alza la bacchetta in verticale Francesca Cannella, e adesso vedremo la decisione di Gianluca, se sarà di andare in accosto. Sì, ci sembra di sì, si fida sempre di più della sua arma, possiamo definirla arma letale, quella di Gianluca dell'accosto, in questo momento un pochettino fortunato, nel senso che ha lievemente toccato la sua boccia corta, ma insomma la boccia era giocata bene, con ogni probabilità avrebbe conquistato il punto nella stessa maniera. C'è un vantaggio per Mirko che fa ricostruire il gioco, il punto è di Gianluca Formicone, andrà al tiro Mirko, crediamo sotto mano, si fida forse un po' di più, vediamo, no, sopramano per lui, colpisce, vediamo se ha ripreso confidenza. Abbiamo notato nelle due semifinali davvero un po' di errori, prima da parte di Viscusi e poi da parte di Savoretti, in un colpo che per loro insomma è fra i colpi migliori, proprio il tiro di Raffa. Tanto ricolpisce Gianluca Formicone e si parte 1-0 per il campione del mondo su Mirko Savoretti in questa finale che va, lo ricordiamo, ai 12 punti. Possiamo già tracciare, Luca Scocco, un primo bilancio di questi 3 giorni di gare organizzate dalla società morrovallese? Sì, diciamo che per ora possiamo solamente che essere soddisfatti, poi naturalmente essendo una novità si potrebbe rivedere qualcosa a livello di orari, però sì, diciamo che è andata un po' tardi il venerdì e il sabato, ma essendo giorni semifestivi al limite è anche accettabile, perché qui al parco si stava bene, il tempo è stato dalla nostra parte, perché venerdì avevamo il golfino, lo diciamo a beneficio di quelli che stanno, sì, quindi è andata che si bene, stanno osservando a 40 gradi, per cui ieri sera era un pochino più caldo, però tutto sommato si stava bene, sì. Superata la mezzanotte si sta bene, al limite anche adesso, se non stai proprio sotto il sole si sta discretamente, sì sì, all'ombra c'è una leggera brezza, l'abbiamo detto, sì. Certo, nelle due semifinali insomma c'è stato
c'è stata un po' di calura per i giocatori e per gli arbitri. Però secondo me anche questo è importante per far capire che le bocce sono uno sport, perché se andiamo in bici alla Parigi-Roubaix a 40 gradi, quindi dobbiamo anche far vedere che noi siamo degli atleti, ecco, soprattutto a questi livelli. Certo. Sottomano per Mirko, che ferma sul gioco, conquista due punti e costringe in accosto Gianluca Formicone, che va ad attraversare tutta la corsia da sinistra verso destra nel tentativo di conquistare il punto. È ottima. Ottima la boccia di Formicone. Di nuovo un sottomano per Mirko, che ferma quasi sul posto. Ci sembra abbia ripreso una sufficiente confidenza con il terreno di gioco. È un po' lunga però. Sì, giocata bene ma lunga, ma si ferma, conquista il punto. Quanto Mirko tira sicuramente. Mirko va al tiro, colpisce anche con questa ultima boccia. E Gianluca di nuovo in accosto ad attraversare la corsia. Vediamo. Ottima anche questa. Attenzione però, attenzione, dovrebbe essersi fermata. Sì, sì. Però ci stanno guardando, eh. Alla misurazione Francesca Cannella. Eh sì, è andato un po' lungo. Ripete la misurazione, vediamo. Fa poco. Vediamo se dovrà intervenire in supporto Giovanni Emili, oppure se Francesca Cannella dichiarerà senza tema di smentita a chi appartenga il punto. Interviene il direttore. Eh sì, due bocce veramente a una distanza molto molto simile, e dunque interviene con la sua esperienza il direttore di gara Giovanni Emili, coadiuvato da Francesca Cannella. Vediamo la dichiarazione. Secondo me andiamo sul pari. C'è veramente poco, c'è veramente poco. Adesso voglio che tu mi assista perché ho un lieve dubbio. Se il punto fosse pari, ovviamente rifare la giocata, ma dalla stessa testata, esatto. Sì. Vediamo un attimo. Sì, perché ogni testata deve essere assegnato un punteggio. Sì. Però insomma, non vogliamo anticipare, è possibile anche che il direttore di gara... Dopo due o tre volte solitamente sì, vediamo un po' segnato, sì, punto a Mirko Savoretti, sorride anche un po' beffardamente Formicone. Questione veramente di un millimetro. Terminasse 12-11, diciamo. Certo. Allora si va sull'uno pari in questa finale tra Savoretti e Formicone, con Savoretti che gioca il pallino poco dopo la linea d'acchito, anche a cercare di sfruttare se possibile il sottomano nel caso dovesse passare in vantaggio di boccia,
avrebbe quest'arma in più, un'arma che per la verità ha anche formicone, ma la usa davvero molto molto raramente. No, raramente. Non è assolutamente sicuro. L'ho visto colpire, ma fare anche errori che non si può permettere. Sì, lo usa proprio in occasioni... Se non ha nulla, diciamo, o nulla da perdere, esatto. Oppure non fa errori che compromettono il risultato. Intanto boccia corta di Mirko, e attenzione perché questa volta Formicone la gioca male di direzione, perché va a incocciare proprio sulla boccia di Mirko. Adesso potrebbe essere costretto anche a tirare alla boccia del punto, in effetti è così. Sola la boccia del punto, va al tiro Gianluca, tira, la colpisce, c'è un rimpallo sul pallino. Si è alzato il pallino. Attenzione, il pallino si è alzato. Conquista il punto Formicone, che ha le bocce più scure, ma il pallino si è alzato almeno di un metro e mezzo rispetto alla tavola di fondo. Dunque Mirko dovrebbe avere la possibilità di conquistare abbastanza facilmente il punto. Sì, 1,20 m circa il punto di Gianluca Formicone. Gioca bene di direzione Mirko, ci sembra anche molto buona di forza. Va da manuale davanti al pallino a 25 centimetri circa. Non è sicuramente migliorabile, appunto. È difficile, sì. La tira Gianluca. Va al tiro Gianluca, attenzione ai rimpalli. Tira Gianluca, la colpisce, la prende un quarto, attenzione, conquista il punto Formicone, ci sembra, sì, ce lo conferma l'arbitro di partita, è chiamato di nuovo in accosto Mirko Savoretti, questa finale che non vorremmo anticipare, ma promette, insomma, di riservare agli appassionati un discreto spettacolo. D'altronde i due giocatori sono davvero di alto livello. Sì. È ancora buona la boccia di Mirko, che però cade un po' troppo lateralmente e si ferma una cinquantina di centimetri. C'è spazio adesso per Gianluca Formicone, che conquistando il punto naturalmente metterebbe un pochettino in difficoltà Mirko. È rimasta sotto la tavola. Una volta si diceva forse ha mangiato un po' più di sabbia. Lì c'è proprio un discorso di fondo, che è meno usurato e sì, meno scorrevole. La scorrevolezza certo. È molto molto più pesante. Sono due punti, anche se viene bassa. Sì, si abbassa un po', ma il punto di Gianluca è veramente largo. E sono due punti per Savoretti, si va sul 3-1 per Mirko Savoretti. Questa volta, diciamo, in questa tornata due errori, anche se non gravissimi, insomma due errori da parte di Formicone, perché anche la prima boccia era buona di forza, ma l'aveva giocata ad incocciare quella di Savoretti. Tanto pallino sempre posizionato poco dopo la linea d'acchito, un po' corta la boccia di Mirko, ma cammina ancora, è buona davanti al pallino, una buona impostazione. Cambia subito gioco. Sì, va sul pallino subito il campione del mondo. Ecco, questo livello di gioco noi vediamo, oltre alle capacità tecniche, anche le capacità di imporre il proprio gioco. Cioè io non ti subisco, io voglio imporre il mio gioco. Va sulla corta Mirko, la colpisce male. Diciamo che in un
un certo senso è una forma d'attacco da parte di Luca che non tira il sottomano, ma certo, con questo, questa variazione attacca. Tanto ha colpito male la boccia corta Mirko e adesso ha due opzioni, decide di andare in accosto, pallino a fondo tavola, crediamo una ventina di centimetri, ecco lo vediamo. Punto di formicone, crediamo che sia a un metro circa. Direzione della boccia di Mirko è buona, ci sembra buona anche la forza. Ottima la giocata appunto di Savoretti, costretto al tiro il campione del mondo. Attenzione perché no, errore per lui. Sì, perché dovesse prendere il verso potrebbe mettere in terra ancora due punti, eh? Boccia del punto per Formicone che la prende al verso, però c'è un rimpallo e dovrebbe aver conquistato il punto Formicone, però non ci fosse stato il rimpallo sarebbero stati due punti a suo favore, mentre adesso addirittura si misura per il primo punto, anche se a occhio ci sembra di vedere che il punto sia conquistato, però potremmo anche sbagliarci, eh? Sì, punto intanto è fatto da Formicone. Insomma, giocata diversa, ci fossero stati due punti a terra, sì. Ho fatto caso che in quella posizione lì hanno sbagliato diverse bocce sulla raffata sulla destra, nonostante erano tirate per colpirle sulla sinistra, sì. Perché conta tanto secondo me anche la posizione iniziale, sì, dei piedi, sì. Che scende molto, sì, lì il campo a destra. Sì, anche Mirko dice a Formicone che la boccia passa tranquillamente dietro, sì, il pallino. Però alla fine Gianluca decide di andare a visionare da vicino il gioco, non è convinto del tutto di come possano andare le cose. Secondo me il dubbio di Gianluca è se tirare la sua e vedere se riesce, sì, a non passare dietro al punto. E dunque a spazzare via, diciamo, la boccia di Mirko, ma la vedo un po' dura. Io, eh, credo che bisogna tirare la boccia del punto. Anch'io tirerei alla boccia del punto. Non troppe carambole, se la prende bene può far due, altrimenti un tiro da un punto, non di più. E addirittura potrebbe anche realizzare il punto prendendola al contrario. Sì. Anche. Sì. Vediamo. Come... Sì, boccia del punto per Formicone. Come ne potrebbe perdere due, al contrario. Certo. Vediamo. Non c'è. Tira, sbaglia. Ho visto un po' di giro sul, sì, di Formicone, stranamente. Sì, sì, è vero, l'ha buttata via un pochettino male. E dunque altro punto per Mirko. Il punteggio è di 1-4 a favore di Mirko Savoretti in questa finale del Trofeo del Papa in memoria di Luigi Bedini, nazionale di alto livello, riservato alla categoria A e alla specialità individuale. Finale di prestigio, non c'erano dubbi che chiunque arrivasse in finale, insomma, sarebbero stati due atleti di primissimo piano e qui ce li abbiamo. Sì, il top, credo. Sicuramente due tra i cinque migliori del panorama boccistico nazionale. Certo, e un altro ce l'avevamo in semifinale, insomma, anche se non ha giocato bene, l'abbiamo detto, sì, ha avuto qualche problema nel tiro, ma insomma... Su Luca Viscusi credo che non valga la pena di spendere parole più di tanto. Perché... È un'assicurazione per i prossimi vent'anni. Sì. Tanto ottima la boccia di Mirko, tira Formicone, la prende,
si sposta il pallino, rimane il punto a Mirko Savoretti e adesso vediamo che cosa succede a seconda dell'impostazione di Gianluca. Potrebbe anche andare in attacco, sì, Mirko con il sottomano, d'altronde in fondo c'è la copertura da una parte anche della sua boccia. Vediamo dove va a finire questa boccia di Gianluca, che comunque è laterale. Io credo che opterà per un sottomano Savoretti, sicuramente, anche perché si potrebbe aiutare con la tavola, sì, con l'asse laterale sinistra, classica boccia tavola, sì, dei sottomanisti antichi. Attenzione, sì, tiro di bravo Mirko. Fermo, ha preso l'angolo, sì, la boccia è rientrata, fermo quasi sul posto, il punto non è neanche male, anche se è dopo pallino, ma insomma adesso Gianluca potrebbe anche cercare di inserirsi tra boccia e pallino per non rischiare l'attacco. Certo, anche se comunque è rientrata la boccia, sì, di Gianluca a fondo tavola, quindi insomma adesso la posiziona molto bene davanti al pallino. Adesso Mirko potrebbe anche andare col sopramano stavolta. No, secondo me sempre sottomano, perché comunque sì, l'impugnatura no, sopra. Non mi è piaciuto questo sopramano, io l'avrei tagliata un po' di più col sottomano, che comunque in fondo era messo bene. E comunque sia nella semifinale che in finale col sopramano continua ad avere qualche problema, come ha avuto prima Luca, l'abbiamo detto. E lui perché insomma tira un po' basso Mirko sopramano. Io ho visto Marco colpire tante, sì, voci, sì, alzando molto la parabola, sì. Tanto costretto all'accosto Mirko, giocata bene, vediamo se ha la forza sufficiente, potrebbe anche fare il punto. Attenzione, si è fermata improvvisamente, no, non fa il punto, tiro obbligato dall'esterno, adesso è difficilino inserirla, Sì, dietro fra l'altro non fa i due punti, quindi bisogna giocarla di forza ad attraversare la corsia, oppure ecco dove si mette lì cercando di farla sgrondare un pochettino, ma insomma eccola lì. Sì, eccola lì. È una tavola che è un po' rischiosa perché la mantiene tanto, la può mantenere anche fino in fondo. Attenzione, attenzione, ma passa. Ha rischiato moltissimo. Che un punto solo. A differenza dell'altra tavola, questa qui mantiene fino in fondo. Due punti per Formicone e quattro per Mirko Savoretti. Accorcia il tiro Gianluca. E adesso piccola sorpresa sotto il profilo, sì, della strategia. Con Gianluca che fa il pallino corto. Adesso colpisce Mirko, ma praticamente ferma la sua boccia sulla linea dei 24 metri. Punto rimane a fondo tavola Formicone, punto però abbastanza largo, un paio di metri. In una posizione dove prima Mirko ha giocato due belle bocce, punto. Adesso sì, vedremo bellissimo se si confermerà. Stessa posizione identica. Sì. Un pochino più corta forse, sì, ma non ha giocato, è un po' corta la boccia di Mirko. Naturalmente conquista il punto, ma c'è un po' di spazio per Formicone. Attenzione,
Ci corta, sembra corta, corta la boccia, sì, di Gianluca, molto, sì, sì, corta. Corta, corta. Manca un metro, ha chiesto Formicone, sì, è così, manca un metro circa per realizzare il punto. Attenzione, passa, è al limite come forza, ma non arriva, crediamo. Sì, sì, arriva. Invece è arrivata, invece è arrivata. Credo che Mirko tiri per la sua andando a punto. Ci sono un'ottantina di centimetri più o meno. Secondo me tira per la sua. No, va la bocciata. Va la bocciata del punto, boccia del punto. Stavolta colpisce. Attenzione. C'era questo rischio, però, sì, perché quella di Mirko. Attenzione, era perché. Vediamo due. Quanti punti siano a terra, potrebbero. Stavolta non ho condiviso, no, la scelta di Mirko, no, perché la sua doveva solo spostarla e c'era il rischio di. O colpiva avverso, c'era questo rischio qui. Sta misurando per tre. Francesca Cannella, arbitro di partita. Se fossero tre punti, io andrei deciso sulla boccia corta sulla destra. Due punti. No, sono due punti solo. Sono sempre tanti, secondo me. Sì. Ci ha pensato su un po' Mirko, anche con l'idea magari di passare in alto e farla sgonondare dall'altra parte, poi ha deciso di giocarla sempre da questa parte, ha conquistato il punto. Adesso però Gianluca andrà al tiro sulla boccia del punto. Formicone al tiro, attenzione, sì, c'è un rimpalo, oh, sul pallino. Stavolta, attenzione, è andato dall'altra parte. Stavolta è stato sfortunato Gianluca, ha colpito bene, ma sì, ha realizzato un solo punto, ne avrebbe messi a terra tre. E Mirko ha fatto una scelta d'attacco questa volta, perché ha giocato per mettere a terra due tirando al verso, e però c'era il rischio. Se giocava, diciamo, più contenitivo, poteva andare appunto a tirare per la sua. Sinceramente è stato fortunato per come si è messo il tiro. Sì, avrebbe potuto perdere tre punti, sì, in conseguenza appunto della scelta tattica, diciamo discutibile, poi, cioè, naturalmente non, noi esprimiamo la nostra opinione, diciamo, ci mancherebbe. È stata una scelta d'attacco sicuramente, sì, sì. Mirko credo abbia tirato al verso, ha colpito al contrario e forse lui era cosciente che c'era questo rischio di dare due punti a Gianluca. Poi Gianluca ne meritava tre, però. Ma adesso voglio farti una domanda difficile. Spiegami perché Gianluca ha deciso di giocare sul 14 metri. Ma secondo me ha giocato, già è la seconda volta che tira sui 14, sì, metri, perché comunque vede che Mirko lo contrasta parecchio. Lui ha sbagliato un paio di bocce di forza all'ultima riga, quindi forse non è così sicuro di battere sul suo forte Mirko, secondo me. Sì, e poi vuole spezzare un po' il ritmo dell'avversario. Spezzare il ritmo, andare anche a fondo tavola, perché tanto giocando a 14 c'è, sì, più probabilità di andare a, sì, fondo tavola. Tanto buona di direzione, ma attenzione perché non arriva la boccia di Mirko. Adesso vedremo se opterà per una bocciata di volo, per un accosto, per un tiro di raffa. Sicuramente al volo, credo. Sì. Boccia del punto al volo per Mirko Savoretti. Sì.
Crociata di Mirko, perfetta, ha colpito, si è fermato sul gioco, quindi due punti per lui, pallino direi coperto, ma possibilità per Gianluca di inserire le bocce lì in mezzo, vediamo se ci riuscirà. Non è affatto semplice, no. Non è tirata bene secondo me. Scende, scende questa boccia. Va dietro. Io avrei attraversato un 30 centimetri in più il gioco. Sinceramente pensavo che addirittura Gianluca, anche con due punti di Mirko, avesse tirato il punto. Perché era comunque una boccia molto ostica. Poi scoprendo il pallino. Adesso forse è un po' rischioso a tirare. Tira al volo. Al volo, anche lui, dunque boccia del punto al volo anche per Formicone, vedremo i suoi sei passi. Colpisce bene anche lui, non ferma sul gioco, attenzione, vediamo che cosa dirà il rilascio della tavola di fondo. Secondo e terzo è di Mirko. Eh sì. C'è dentro, anche se di poco, di pochi centimetri, la boccia di Mirko Savoretti. Secondo me tira comunque sopra a mano. Va alla boccia del punto Mirko. Sì. E ancora una volta grandi difficoltà con il sopramano per Mirko. Mi riesce quasi difficile commentare queste continue imprecisioni, perché insomma sono due partite che continuo a vedere, soprattutto errori. Nel sopramano, il che però sta a significare che qualche problema c'è anche insomma legato al terreno o forse anche alla posizione dei piedi. Secondo me più alla posizione, perché li vedo sempre vicino alle tavole. Io. Sì. Tanto va in accosto. Questa non so se fa in tempo a fermarsi per togliere il punto. È al limite proprio. Non lo toglie. Lascia il punto a Formicone, che ha la possibilità di inserire il secondo punto e portarsi eventualmente in vantaggio per 5-4. Vediamo se riuscirà a farlo Gianluca. Sì. Attenzione. Sì, sono due punti. Sono due punti e dunque Formicone porta in vantaggio per 5-4 nei confronti di Mirko Savoretti. Ha recuperato quello che aveva lasciato prima in fondo. Gianluca. Sai Luca, il tiro di Savoretti, insomma, avesse colpito, anche fosse rientrata la boccia di Gianluca, erano comunque due punti a terra per Savoretti. Sì, sicuramente. La giocata sarebbe stata diversa. Doveva o allungarla o tirare il pallino, ma poi Gianluca era messo bene. Bersaglio intanto per Gianluca. Tira il volo. Volo per Mirko Savoretti. Tira, ferma, conquista il punto. Ancora in accosto. Gianluca, cercare di andare vicinissimo al pallino. Volo ancora per Mirko nel tentativo di colpire, di portarla via pulita. C'è un pochettino di distanza, poca. Direi forse di andare anche in fondo, perché riesce a fare terra boccia, no? Colpisce perfettamente, mette a terra due punti a questo punto. Ormai tira il pallino. Gianluca va deciso sul pallino. Errore per Gianluca,
Ultima boccia a disposizione, due punti a terra per Mirko. Errore. Ancora errore per Formicone, un doppio errore che non ci si aspetta. Però questo sta a dimostrare che il taglio sopra mano su questi campi è pericoloso. È pericoloso, bisogna fidarsi poco perché c'è la pendenza. Dopo sicuramente si può sbagliare, però. Sì, in questo caso Gianluca con un doppio errore un sì, in questo caso mi sento di dire francamente noi eravamo proprio dietro, sono stati due errori proprio, sì, di direzione qui. Di tanto. Il campo non c'entra. Non c'entra proprio niente. È stato più il braccio. Proprio, sì. È stato proprio un doppio errore, se vogliamo anche inaspettato, però doppio errore del campione del mondo. E questa volta allunga un po' il brodo, diciamo così. Tanta roba, 5-4, 4 punti. Sì, 8-5 per Mirko Savoretti, che vede un po' più vicino il traguardo. Si porta comunque in partita. Adesso fa il suo gioco, Mirko, penultima riga. Buona impostazione da parte di Mirko, no, è un po' troppo corta, diciamo la verità, una settantina di centimetri, sì. Lì è in una posizione che giocando un po' in alto con la pendenza le bocce vanno dentro abbastanza tranquillamente. Questa attenzione, sì. O passa fuori o va dietro, eh? Sì, attenzione, passa dalla finestra, diciamo noi, sì, eh? Sì, sicuramente. Passata dalla finestra, non dove voleva. Sicuramente non era l'intenzione, sì. Sua. Non dove avrebbe voluto indirizzarla Gianluca, comunque conquista il punto. Va appunto. Decide per l'accosto Mirko. In accosto Savoretti, attenzione, potrebbe non passare, no. Questa boccia, no. E in effetti non passa. La giocata è regolare, adesso però è sufficiente toccare la sua boccia una 10-15 centimetri per fare il punto, attenzione. Credo una 30 centimetri dovrò fare, non così poco. 40 addirittura. Addirittura 40, quindi non è così semplice. Insomma, aveva giocato spesso in quella posizione, anche bene con Palazzetti in semifinale lì Mirko. Adesso al di là della forza che era perfetta, sì, la sua seconda boccia l'ha giocata, ecco questa... È giocata mi sembra che riesca a passare. Sì, potrebbe passare. Non riesce, attenzione. Non riesce, però penso che sia sufficiente. Vediamo. È al limite. Sarebbe molto importante per Savoretti aver conquistato il punto, perché insomma, come diciamo sempre, se si conquista il punto, comunque se si giocano tutte e quattro le bocce, poi sei in mano un po' all'avversario e alla fortuna. Non l'ha fatto. E non l'ha fatto, attenzione. Deve fare attenzione a non scoprire il pallino, sicuramente. E tirarla molto alta, cercare di coprirla. Sì. Perché la questa è giocata punto, bene. Questa sì. È giocata bene di strada. Secondo punto è una bella guardia, non deve assolutamente toccarlo. Gli è mancata un po' di forza. Sì. Io adesso credo vediamo. Credo che il secondo punto o di volo vada portato via, pure addirittura tirare. Magari tirare l'ultima, la, eh. L'ultima, eh, sì. L'ultima, la più corta, cioè. Sì. Tira il secondo. Secondo punto. Anche se c'è il rischio di rimpallo con la sua. Però se secondo la prende, punto, vediamo. La prende alta. Di tiro anche difficile, attenzione, bella, colpisce bella. Bene. Bellissimo.
E adesso, diciamo la verità, è possibile, senz'altro, inserire le bocce lì. Bisogna comunque giocarle molto bene. Con la pendenza particolare che c'è, è un tiro millimetrico. Sì. Potrebbe anche vendere, se non la tira bene. Secondo me non passa questa. Sì, passa. Perfetto. Passata in modo perfetto. Sono due punti per Gianluca. Deve sicuramente stare più sulla nostra sinistra, perché il rischio questa è la giocata, la giocata più di là, di direzione buona anche questa, vediamo. Buonissimo. Se la forza va bene, e sono credo tre punti per lui, dovrebbero essere, sì, sono tre punti, andiamo 8 pari in questa finale del Trofeo del Papa, qui in memoria di Luigi Bedini, al Parco Pegaso di Trodica di Morrovalle. Approfitto per ricordare la figura di Luigi Bedini, che sicuramente molti da casa avranno conosciuto. Luigi è stato un arbitro nazionale, un famoso direttore di gara e un innovatore, perché lui ha inventato alcuni giochi di punto e tiro, tiro al volo con ostacoli. Era un innovatore. Il campione di oggi e di domani, non so se ne hai sentito parlare, certo, Giorgio. Certo. Di lui gli piaceva sperimentare queste novità, e era una persona eccezionale, quindi un nostro socio che è stato molto importante nella storia delle bocce morovallesi. E l'abbiamo detto in fase di presentazione dei vari eventi. Avete sempre ricordato, insomma, i vostri soci, quelli scomparsi, che vi hanno dato una mano, che hanno dato una mano. Stavolta inizia subito. Sì. Cambia posizione, lo tira da dritto per dritto. Stavolta lo colpisce e mette a terra due punti, uno a bersaglio e l'altro abbastanza bello. Adesso vedremo se Mirko andrà sulla corta. Beh, sì. Tira Mirko, sbaglia, attenzione. Ancora un errore sopramano di Mirko, grave. Sicuramente ritira la corte. Due bocce in mano per Mirko, due per Formicone. Ancora la corta, Mirko Savoretti. Stavolta colpisce, diciamo, insomma, non conquista il punto, ma quantomeno toglie il secondo punto a Formicone, posiziona proprio una delle sue bocce là davanti al pallino. Diciamo che molto meglio non poteva fare, sì, si poteva rifare, certo, anche il punto, ma con due bocce era impossibile andare lì, perché le tavole laterali stoppano le bocce, quindi non girano. L'avesse presa piena sicuramente non sarebbe arrivato in fondo comunque con tutte e due, quindi può, diciamo, accontentarsi di comandata, però deve stare attento a posizionare bene questo. Io opterei per un accosto, sì, e cercherei, sì, naturalmente di tenere in gioco la boccia, ovviamente. Deve lasciare una boccia lungo tavola a non più di 70 cm. E comunque ribadiamo che da sotto l'ombrellone non si sbaglia mai. Sì, nettamente. Io sinceramente, anche se mi metto fuori dall'ombrellone, non sbaglio mai neanche. La giocata tutta per traverso, questa boccia ci sembra ben direzionata. Adesso attenzione alla forza, sembra un pochettino corta, ma insomma
Non entra però. Non entra, attenzione che Gianluca se... andrà sul secondo, sì, sul secondo punto e dovesse prenderla al verso. Attenzione. Sì, sì. Tiro di Gianluca, bello, attenzione, sì. Mette a terra tre punti e possibilità per Gianluca Formicone di aggiudicarsi la sua 312esima gara nazionale. Numeri, diciamo, sì, così, interessanti. Così, Credo che non sia affatto male, l'ha caricata un po' troppo, ma lì scende. Attenzione. No. Passa. Ottimo. E sono 4 punti, dunque 12-8 vince il campione del mondo Gianluca Formicone, il trofeo del Papa per Luigi Bedini qui al Parco Pegaso di Trodiga di Morrovalle. Fra poco ci saranno le premiazioni, sarà anche attribuita la stella di Pegaso, l'abbiamo già detto, a Gaetano Miloro. Vedremo quale sarà la classifica finale. Credo che tutto il podio sia veronese, sia di Vigasio Villafranca. Con questa sconfitta, sì, dovrebbe essere uscito al podio, al quarto posto, va bene. E intanto lode a tutti i giocatori, in modo particolare al campione del mondo Gianluca Formicone, che è arrivato alla sua ennesima vittoria in una gara nazionale. Per quanto ci riguarda, noi salutiamo i nostri ascoltatori. Credo che riprenderemo anche le premiazioni, perché sì, le facciamo in campo, sì, allestiamo tutto e riprendiamo. Va bene, intanto io saluto, perché sono stati 3 giorni veramente importanti. Mi scuso anche se la voce oggi era un po' così e così, ma mi scuserete, perché siamo, è stata veramente una non stop. Grazie, ne approfitto anche per ringraziare gli organizzatori e te, Luca Scocco, per averci invitato, per aver invitato me a commentare questo trittico. Davvero è stato un onore per me essere qui con voi, davvero, grazie. Vi ringraziamo noi, io credo che sicuramente da casa ci saranno stati forse più freschi di noi e si sono divertiti seguendo la vostra professionalità. Grazie ad Avelia e grazie a Giorgio. Bene, grazie, grazie a voi spettatori. A presto per la fase di premiazione.